Giovani esploratori della mente, io vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi, come avrai sicuramente letto dal titolo, insieme vedremo cosa sono le sliding doors ed alcune strategie per gestire l'ansia che proviamo verso il futuro. Perciò mettiti comoda o mettiti comodo, allaccia la cintura e parti con me per questa splendida avventura nella mente umana. Ma questo già lo sai, immagino. Se ancora non mi conosci, io mi presento, sono Klaus Pagni, PSA, e mi occupo di psicologia sociale applicata. Il mio obiettivo è quello di farti prendere consapevolezza di tutti i fenomeni e i meccanismi psicologici che vivi giorno dopo giorno. Perciò non perdiamo altro tempo e andiamo subito nel vivo della questione con la nostra premessa iniziale. Cosa sono le sliding doors? Con il termine sliding doors facciamo riferimento a tutte quelle opportunità, tutte quelle strade, tutti quei percorsi che potenzialmente potremo imboccare e che svolterebbero completamente la nostra vita. Alcuni esempi banali potrebbero essere: continuo a studiare andando all'università oppure mi trovo un lavoro. Ok, mettiamo che mi trovo un lavoro. Che lavoro faccio? Vado in quell'azienda o in quella? Se invece decidessi di andare all'università, quale facoltà deciderei di intraprendere? E una volta decisa, in quale parte dell'Italia la farei? Sempre se decido di farla in Italia, potrei anche andare all'estero. E all'estero dove? Il mondo è abbastanza grande. Insomma, abbiamo capito, tutte quelle potenziali opportunità che cambiano completamente il percorso della nostra vita. Ti ho già fatto venire un po' d'ansia, non è così? Se sì, non preoccuparti, perché nel corso del video vedremo anche delle strategie su come per l'appunto gestire l'ansia da futuro. Se vivi in questo periodo storico, ovvero quello nel quale sto caricando questo video, probabilmente ti sarai accorto o accorta che le possibilità o le opportunità di carriera, lavoro, studio, qualsiasi cosa, sono diventate davvero infinite. Perciò la domanda che tutti ci siamo posti almeno una volta è: in un mondo così dinamico, frenetico, che cambia ogni due secondi, quale scegliere tra queste possibilità? Ottima domanda. Io ovviamente non posso darti una risposta a questa tua domanda, perché l'unico che può maturare questa risposta sei tu, attraverso periodi di informazione, conoscenza, testimonianze, sperimentazione di tutti gli ambiti che vorresti provare, o attraverso sportelli o percorsi di orientamento professionale o personale, attraverso la scoperta dei tuoi interessi, delle tue attitudini, delle tue disponibilità, dei tuoi valori. Tutte le domande che ti farai ti porteranno alla riflessione, a maturare, diciamo, una risposta alla domanda iniziale. Una volta che hai trovato il tuo percorso, che ne so, magari vuoi studiare psicologia, ti troverai a prendere altre decisioni, magari più piccole, ovvero dove studiarla, in che ambito studiare nello specifico, che poi vabbè, più piccole. Se studiare da pendolare o magari prenderti una casa nella città dove andrai a studiare. Quindi capire anche se studiare nella tua città o studiare in un'altra. E per l'appunto oggi vedremo insieme tre cose che devi assolutamente sapere durante questo tuo processo di decisione. Al primo posto abbiamo, durante il tuo processo di valutazione, la fortissima necessità di stabilire dei criteri ben precisi. Questo ti permetterà di fare delle ricerche non confusionarie, ma precise, per valutare ogni proposta che hai davanti secondo quelli che sono i tuoi criteri. Può sembrarti scontato, ma io avrei preferito saperlo molto molto prima. Mettiamo che stai scegliendo l'università che fa per te. Hai scelto di fare psicologia e adesso devi capire dove studiarla. Nel lavoro che farai dentro di te di introspezione dovrai chiederti: ma io cosa sto cercando dall'università che voglio frequentare? Sto cercando prestigio? Sto cercando accessibilità? Sto cercando un ambiente più ristretto ma che mi dia più sicurezza e un rapporto migliore con tutti gli altri miei compagni di corso e con i professori? Stai cercando un posto comodo che sia anche vicino a casa tua oppure non ti interessa di questo? Saresti disposto a trasferirti anche per vivere l'università al massimo? Ovviamente questo è anche valido nel lavoro, ad esempio se stai cercando una semplice retribuzione, un qualcosa che ti faccia crescere come persona, stai cercando nuove esperienze per ampliare la tua gamma, stai cercando un lavoro stabile che ti dia sicurezza. Ecco, perciò abbiamo già dato un avvio di base alla tua ricerca e posso garantirti che la maggior parte dei criteri saranno dettati da quelli che sono i tuoi valori. Cercherò anche di fare dei video su esercizi che ti permettono di sviluppare e coltivare i tuoi valori, o cercare di capirli se ancora ad esempio non sai quali sono. La seconda cosa che devi sapere assolutamente, ovviamente che corrisponde con la seconda fase, è la ricerca attiva di informazioni inerenti alla proposta, all'opzione che hai davanti,
le testimonianze di persone che hanno già intrapreso quel percorso, che sia lavorativo, di studio o di, non lo so, qualsiasi cosa, l'offerta formativa di quel percorso, tutti i benefit che offre. Vedrai che se hai svolto correttamente la prima fase, troverai la risposta alla nostra domanda di base molto molto più velocemente e con le idee molto più chiare. Terza cosa che devi assolutamente sapere è l'illusione del controllo che ci hanno sempre insegnato. Questo è un forte bias che ci spinge a credere di avere sempre la nostra vita interamente sotto controllo, quando in realtà non è quasi mai così. Ed è proprio la paura di perdere il controllo di questa situazione ipoteticamente stabile che ci paralizza nella nostra scelta. Ci indirizza verso sempre le stesse domande: e se facessi la scelta sbagliata? E se facessi questa scelta e poi tutto andasse male? Scontrandoci con questo bias è come se il nostro cervello continuasse a dirci: guarda che se ti distruggi, ti scervelli su questa decisione, probabilmente arriverai a una conclusione. Intendo una conclusione che ti dia la sicurezza al 100%. Ma in realtà, nel mentre noi ci scervelliamo per arrivare a questa ipotetica situazione soluzione perfetta, ci stiamo anche spesso allontanando da quello che davvero vorremmo fare o da quale potrebbe essere la scelta migliore per noi, perché perdiamo di vista che fino a che non la faremo quella scelta, non possiamo davvero sapere se quella è corretta o meno. È lì che sta l'illusione di controllo. Infatti un modo di dire, un detto che viene spesso pronunciato in questi ambiti è: controlla il controllabile, ovvero cerca di occuparti di reperire le informazioni corrette, le testimonianze più accurate, ma poi non potrai controllare se quella davvero è la tua scelta o meno, perché dovrai provarla. E sappi che una scelta sbagliata non comprometterà il tuo percorso personale o professionale. Tantissima infatti è la gente che cambia lavoro, tantissime sono le persone che si rimettono a studiare anche in tarda età, tantissima è la gente che cambia facoltà universitaria o che magari molla l'università perché si rende conto di essere fatto per lavorare. Ricordati che ogni volta che prenderai una scelta sbagliata, in realtà ti stai solamente avvicinando a quella giusta per te. Perché facendo qualcosa che non vuoi fare, questo ti darà indicazioni su quello che vorrai fare davvero. Giovani esploratori della mente, il video di oggi finisce qui. Io spero che ti sia stato molto utile. Se è così, fammelo sapere con un bel mi piace. Commenta con la tua esperienza personale delle tue sliding doors, quali sono state e quali sono tuttora. Iscriviti al canale e noi ci vediamo come sempre alla prossima pillola psicologica.